Gravel vuol dire tutto e niente, no? Nel senso che di gravel ce ne sono diverse tipologie, diverse geometrie, diversi telai, diversi angoli, eccetera, eccetera. C'è di tutto. Diciamo che per scegliere la gravel, facciamo una parentesi, magari l'hai già fatta, magari la gente lo sa, però la gravel è nata negli Stati Uniti partendo da un telaio di una mountain bike, mettendogli un manubrio da corsa leggermente aperto, per fare le lunghe distanze nelle loro strade sterrate di ghiaia, gravel, lunghissime, delle pianure degli Stati Uniti. Quando è stata importata da noi hanno iniziato le varie case a creare geometrie leggermente differenti. Noi una bici gravel ce l'avevamo già, che è la ciclocross. Con la differenza però, mi dicevi, del movimento centrale. La ciclocross è una bicicletta sostanzialmente con la geometria da corsa, col movimento centrale più alto, per far sì che i pedali, quando sei nel fango e la bicicletta si abbassa, non vadano troppo dentro il fango, quindi si alza il movimento centrale. Però le geometrie sono molto simili alla bicicletta